l'Italia che cambia siamo noi. Il metodo Montessori si basa principalmente sulla libertà di scelta. La libertà di scelta non vuol dire che i bambini fanno quello che vogliono, ma vuol dire che l'ambiente è strutturato e preparato in modo che loro possano, all'interno di una serie di regole, scegliere cosa fare. Quindi questo vuol dire che non c'è la lezione frontale impostata dalla maestra, ma ci sono tutte le materie e i bambini scelgono quale materia fare per prima. Se io ho 20 bambini, avrò un bambino che fa geografia, 2 che fanno storia, 3 che fanno matematica, 4 che fanno italiano, e quindi ognuno si sceglie la propria materia. Bisogna avere un ambiente preparato, strutturato, in modo che si riesca a convivere con questa realtà. La maestra deve conoscere molto bene i suoi bambini, quindi un'altra caratteristica del metodo Montessori è l'osservazione. Quindi all'inizio dell'anno noi insegnanti occupiamo tanto tempo giocando, passando del tempo con i bambini, cercando di conoscerli per capire uno che cosa sanno, cosa non sanno, cosa gli piace, cosa non gli piace, in modo da strutturare delle attività che possano anche accompagnare questi gusti. Hai bisogno della libertà, quindi hai la fiducia, quindi io do al bambino la fiducia. Facendo così tu riesci a creare un ambiente sereno dove ci sono tante regole ma non c'è la maestra che urla. Perché? Perché ogni bambino ha un percorso individuale, quindi io parlo con ogni bambino individualmente. Questo di Amelmese è iniziato 5 anni fa. Io vivevo sul lago di Garda, però il mio allora fidanzato, adesso compagno, viveva qua a Torino. E avevamo deciso di vivere qua insieme. E avevo messo casualmente un annuncio: maestra trilingue Montessori cerca per ripetizioni, perché era già settembre. Mi ha chiamato una famiglia di qua, dicendomi appunto che avevano bisogno di un insegnante che facesse fare la prima elementare a casa alla loro bimba. E così è partita la scuola. E poi però ogni anno sono arrivati più bambini, più bambini, più bambini, e adesso arriviamo fino alla prima media e siamo partiti da una bambina, appunto, adesso siamo 45. Per i primi 2-3 anni ho sempre fatto tutto io. Adesso invece siamo in 6-7 insegnanti. Da subito abbiamo sempre scelto il metodo Montessori, perché io è più di 20 anni che insegno col metodo Montessori, quindi quella era la nostra prima scelta. Scuola parentale parte da un articolo nella Costituzione italiana, dove dice che tutti i genitori hanno l'obbligo di fornire l'istruzione ai bambini, ma non c'è l'obbligo di frequenza scolastica. Questo vuol dire che chiunque in Italia, come genitore, potrebbe decidere di tenere a casa il proprio bimbo e di fare lezione lui personalmente come genitore, o di cercare un tutor. Ovviamente poi lo Stato italiano ti dice che però alla fine dell'anno lo Stato deve un attimino, immagino, controllare che tu hai fatto fare qualcosa a quel bambino. No? Non ti chiede le motivazioni, perché è una scelta libera del genitore. Partendo da quest'idea hanno iniziato a nascere le scuole genitoriali, quindi laddove un gruppo di genitori dice: ok, faccio lezione io, e fanno lezione effettivamente i bambini a casa, oppure si trovano a gruppetti di genitori con i propri figli, oppure questi genitori dicono: sì, però noi abbiamo il nostro lavoro, non siamo insegnanti, non ce la sentiamo di insegnare ai nostri figli, cercano una struttura, cercano degli insegnanti, e allora delegano su questi insegnanti, e quella è una scuola genitoriale. Noi abbiamo impostato questo tipo di scuola sulla partecipazione e la comunicazione con il genitore, che dovrebbe essere secondo me una caratteristica comunque della scuola genitoriale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il genitore non entra nella didattica, però è invitato, laddove ha delle possibilità, a partecipare facendo dei laboratori, dandoci degli aiuti che possono essere nella gestione, nell'organizzazione. E poi noi abbiamo questa comunicazione costante dove tutti i giorni ci parliamo. E quindi il primo cambiamento deve essere quello di parlare con mamma e papà e dire: ok, ma voi cosa fate in queste situazioni? Io faccio così. Proviamo a scegliere, a vedere cosa fare insieme, allo stesso modo, il più simile possibile. Questo è anche un modo per far vedere ai bambini che scuola e famiglia stanno insieme, che secondo noi è fondamentale. Il messaggio che noi vorremmo dare ai bambini è quello di dire: guarda, tu vieni a scuola, veniamo a scuola perché è scuola dell'obbligo, dobbiamo venire per forza, però prima di tutto a scuola possiamo star bene,
possiamo divertirci, impariamo, a volte facciamo anche le cose che non ci piacciono perché è una realtà, ci vediamo fuori il sabato ai compleanni, facciamo la gita la domenica insieme e mamma, papà e maestra si parlano, quindi diventiamo i tuoi educatori, no? Penso che la scuola debba cambiare perché tutto cambia. Questo vale per la scuola tradizionale e vale ancora di più per noi del metodo Montessori, perché è una critica che riceviamo, no? Quella di ma il metodo è stato creato 100 e qualcosa anni fa e voi lo usate ancora. E penso che invece quello è proprio la scuola che cambia, no? Prendere questa ricchezza che lei ci ha lasciato a quell'epoca a base di intuizioni, oggi tutte comprovate dalle neuroscienze. E quindi la scuola che cambia deve essere proprio la capacità che dovremmo avere noi tutti insegnanti di prendere qualcosa e riuscire a trasformarlo, ma insieme ai bambini, no? Insieme ai genitori, perché quello è sempre parte del cambiamento. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.